Va benissimo, per me li puoi pure dare. Allora, siamo entrati in zona alle 7.57, usciamo alle 9.40, abbiamo fatto 16 sganci totali. Da ieri circa le 10 siamo stati attivati dalla SORIS, quindi dal Dipartimento Regionale Protezione Civile, per intervenire a supporto del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco. Uno di Firestroll, 13 di schiuma e acqua e 2 soltanto di acqua. K ricevuto, va bene così. Come mezzi della protezione civile erano due pick-up con modulo antincendio più una Land Rover di nostra proprietà, perché i ragazzi all'interno erano forniti di fabellotti per poter accedere. Questa mattina ci sono altri due mezzi sempre della protezione civile. Siamo 8 volontari, siamo qua per dominare questo incendio e sempre a supporto dei vigili del fuoco e della forestale. Arrivati sul posto la situazione già era abbastanza drammatica, perché le fiamme salivano lungo il fianco della montagna a est e a ovest delle case, tra l'altro. Abbiamo avuto diverse difficoltà perché la zona è abbastanza impervia, ma nella parte superiore è stato necessario l'intervento di 3 Canadair e un elicottero. Vi fornisco e poi vediamo se mi vuoi, insomma. Sì, affermativo, se prima non lo spegniamo e non lo bonifichiamo non abbiamo fatto niente. Quindi. Già è iniziato ad aprile, poi c'è stato quello di Monte Bonifato e ora c'è questo. Con tutto questo dispiegamento di telecamere, com'è che non si riesce ad acciuffare quell'idiota che appicca? Devo dire che quell'idiota ieri è stato preso, stava facendo pulizie nel suo terreno e gli è scappato dalle mani l'incendio. Stanno lavorando su questa persona. Se cambia vento qua succede nuovamente, diventa nuovamente problematica la cosa, molto problematica. I Canadair hanno operato fino alle ore 20 di ieri, hanno dovuto fare il rientro perché i Canadair possono operare fino a quando hanno visibilità, hanno dovuto fare il rientro presso Lamezia Terme e Birgi. Oggi sono ritornati, questo incendio che è ripartito nella notte, siamo nuovamente qui sul posto, sempre a supporto alla forestale dei Vigili del Fuoco. Allora noi insomma vedo che sta arrivando pure la pioggia, quindi compatibilmente al meteo torniamo. Siamo sempre in giro a vigilare sia Castellammare che Alcamo come Fire Rescue. Ci vuole un po' di attenzione pure per chi ha case di proprietà, abiti di proprietà, di fare delle pulizie. Tutti i comuni hanno già emesso ordinanza di divieto di accensione di qualsiasi tipologia di fuoco. Non possono accendere incendi neanche per pulizia fino al 15 di ottobre. Restare attenzione, anche perché voglio ricordare che quest'anno c'è un'ulteriore problematica. I vasi sono le dighe sono quasi vuote. Per piacere, aiutateci ad aiutarvi. Cercate di pulire il più possibile i terreni con mezzi meccanici. Rispetto alla situazione iniziale è nettamente migliorata, perché il fronte di fuoco più grosso è solamente uno. Gli altri sono dei piccoli focolai. Ma ancora sotto controllo non è. Ci sono i Canadair, come sentite e vedete. Noi siamo ancora sul posto come Fire Rescue per cercare di bloccare questo fronte fuoco sulla parte bassa. Ovviamente. OK, grazie per il vostro intervento. Se mi dai nuovamente il numero dei lanci. 16 totali, uno di Firestroll, 13 di schiuma e 2 solo acqua. OK, va bene così.